Ho sbagliato e sono dispiaciuto. Di fronte al Senato statunitense, Mark Zuckerberg fa mia colpa per lo scandalo Cambridge Analytica. Diventeremo poliziotti del sistema, ha detto il fondatore di Facebook davanti alle commissioni di commercio e giustizia. Il social network lancia un programma per scoprire le falle della sicurezza e offre una ricompensa agli utenti che segnalano l'uso improprio dei dati da parte degli sviluppatori. È chiaro che non abbiamo fatto abbastanza per evitare che questi strumenti di connessione venissero usati per nuocere. E questo vale per le notizie false, le interferenze straniere nelle elezioni, le incitazioni all'odio e alla privacy dei dati. Non abbiamo avuto una visione abbastanza ampia delle nostre responsabilità ed è stato un grande errore. È stato un mio errore e ne sono dispiaciuto. Ho fondato Facebook, lo gestisco e sono responsabile di quanto accade. Sto comunicando con i miei amici su Facebook e dico che amo un certo tipo di cioccolata e improvvisamente comincio a ricevere annunci pubblicitari di produttori di cioccolata. Cosa succede se non voglio ricevere queste pubblicità? Quando gli annunci non sono mirati, in base a tutte le informazioni che abbiamo a disposizione, è possibile disattivare queste informazioni verso delle terze parti. Quello che abbiamo scoperto è che anche se ad alcune persone non piacciono gli annunci, gli utenti non vogliono annunci rilevanti. E ovviamente c'è un certo disagio nell'usare le informazioni che rendano gli annunci più rilevanti. Il feedback che abbiamo ricevuto dalla comunità è che gli utenti preferiscono contenuti rilevanti. I mercati premiano la difesa di Zuckerberg, ma i senatori avvertono: Facebook è nato come un esempio del sogno americano, adesso voi avete il compito di non trasformarlo in un incubo della privacy.